a tutti finire il pranzo e venire qui. Come diceva Marco Renzi, ci occuperemo di politiche di engagement nelle redazioni, di interazione dalle redazioni, dal giornalismo verso le comunità di riferimento. Stamani abbiamo parlato molto di open journalism e delle nuove forme di giornalismo che vedono nell'apertura e nella partecipazione uno degli elementi principali. Io volevo proporre, io andrò avanti un po' per argomenti, proponendo un po' di temi su quali fare delle riflessioni ai nostri relatori, e comincerò a proporvi una delle definizioni di engagement. Intanto presento i relatori, sono Antonella Beccaria, Luca De Biase, Luca Conti, Carlo Sorrentino, Massimo Mantellini, Marco Pratellesi, Marco Pratellesi che vedo collegato via Skype, non è potuto venire, salutiamo, e Marco Giovannelli. Allora, la definizione che vi propongo, tanto per andare sul concreto, è quella di Steve Buttry. Steve Buttry è un community manager di una delle catene di giornali locali negli Stati Uniti, che viene distribuita in 10 stati, che stanno puntando molto sul digital first, cioè sulla digitalizzazione completa del loro processo. E la definizione loro è quella, la prima cosa per noi che significa l'engagement è migliorare la qualità del nostro giornalismo. Cioè l'engagement non è per loro, dice Buttry, marketing, anche se noi facciamo marketing, e va fatto bene, non è distribuzione dei nostri articoli, autopromozione, anche se anche questo va fatto bene, ma è soprattutto credere che dalla comunità, dall'interazione col lettore, quindi coinvolgendolo nel sistema produttivo, io riesco a migliorare la qualità del nostro giornalismo. Io su questo volevo sollecitare un po' di opinioni, visto che mi sembra, rispetto alla discussione di stamani, che metta questa definizione uno spartiacque anche sugli atteggiamenti, sulle politiche poi da adottare. E se voi avete una definizione di engagement, io partirei da Luca De Biase, che su questo credo abbia anche fatto riflessioni sul suo blog. C'è un engagement. Buon pomeriggio. L'argomento è vasto. Se è vero che ci interessa la questione della qualità, cioè che engagement, marketing, community, giornalismo si incrociano intorno al concetto di qualità, la mia proposta è questa, che l'informazione non è il prodotto del mestiere giornalistico. L'informazione è il risultato di una ricerca e questa informazione, questo risultato di questa ricerca è tanto di maggiore qualità quanto migliore è il metodo con il quale viene svolta. Il metodo è quello che definisce la ricerca scientifica. Noi non siamo scienziati, siamo artigiani, ma analogamente alla ricerca scientifica, l'informazione che noi tiriamo fuori è tanto migliore quanto migliore è il metodo che adottiamo. Un metodo che si è effettivamente definito nel tempo attraverso la riflessione dei giornalisti sul giornalismo
e che quindi in qualche modo accredita l'idea che nel mestiere ci sia qualche cosa di importante per la società, per quanto mi riguarda si sintetizza in poche ma significative principi che noi di solito definiamo come accuratezza, indipendenza, completezza e legalità. Come vedete, queste cose non è che le possano fare solo i giornalisti. Casomai i giornalisti, o perlomeno i giornalisti che vogliono fare bene il loro mestiere, si ispirano di default a questi principi. Ma questi principi sono gli stessi per chiunque faccia informazione, che siano cittadini, che siano associazioni, che siano persino organizzazioni che hanno una loro agenda. Se vogliono fare informazione deve essere così, deve essere al servizio di chi ne fruisce, non al servizio della fonte. Allora, se questo è vero, il metodo con il quale si definisce la qualità dell'informazione è esso stesso il motivo di connessione tra le persone che fanno informazione e le persone che ne fruiscono, perché entrambi i lati della relazione si incontrano intorno a questo condiviso metodo. Non c'è dubbio che questa è una cosa che storicamente è stata drammaticamente messa in discussione. Non c'è dubbio che molto giornalismo e molta informazione, tra virgolette, del mondo internet sia stata condotta senza tenere conto di questi principi, abbandonando l'idea che l'informazione sia in qualche modo frutto di una ricerca e facendola diventare sempre più simile a una struttura interpretativa che in qualche modo era frutto di un'opinione, di un posizionamento, discendeva dalla logica economica dell'editore, discendeva dalla logica ideologica di chi faceva l'informazione, discendeva dagli interessi, delle curiosità inespressi e normali di quelli che proponevano le loro informazioni attraverso social network, eccetera. L'effetto fondamentale di avere dimenticato o non aver tenuto presente con profondità questo tema del metodo è che si è formata una società di minoranze che non si sa parlare tutta insieme, che sta cominciando a costruire delle bolle di gruppi omogenei che qualche volta chiamiamo community, ma che non hanno questo senso, che sono dei gruppi omogenei per curiosità, per interessi, per ideologie, per valori inespressi o espressi, e che finiscono per non sapere costruire intorno all'informazione un'azione comune. C'è questa frase che credo sia meravigliosamente sintetica, prodotta da un parlamentare americano, persino loro riescono a dirne delle buone, che dice: ciascuno ha diritto alle sue opinioni, ma non ai suoi fatti. Noi abbiamo visto un paese e molti paesi dividersi in gruppi di opinioni all'interno dei quali si parla tantissimo, ma che non riescono a connettersi o a avere qualche cosa in comune con gli altri gruppi. Abbiamo visto mettere in discussione le previsioni economiche da parte di un ministro della Repubblica, previsioni che, essendo negative, venivano definite da questo ministro tali da portare sfortuna. Abbiamo visto le discussioni intorno al fatto che le previsioni del tempo è ora di finirla, perché quando dicono che piove i turisti non vengono più in città. Abbiamo visto
finire quella idea che in qualche misura epistemologicamente è discutibile, ma istintivamente conosciamo di fatto. I fatti sono le cose che ci tengono insieme, sono le cose che abbiamo insieme agli altri, sono quelle con le quali ci confrontiamo tutti insieme e poi ci dividiamo in termini di opinioni, curiosità e interessi. Non sto dicendo che esiste l'oggettività, sto dicendo che esistono dei principi intorno ai quali noi possiamo aggregarci per cercare di sapere come stanno le cose insieme. Questo metodo è un motivo per costruire tessuto sociale, è probabilmente una richiesta significativa da fare a chi fa informazione e dunque in qualche modo sottolinea il fatto che sia necessario che qualcuno lo faccia professionalmente, ma non necessariamente distingue, anzi non deve distinguere chi lo fa professionalmente e chi non lo fa professionalmente, perché è proprio lì, è proprio intorno a quel pensiero che ci ritroviamo insieme e a quel punto il famoso network sociale ha un senso che io proporrei di chiamare civico. Benissimo, grazie. Ecco, io volevo sollecitare anche gli altri, se qualcun altro aveva un'idea, una definizione, anche molto breve, di cosa era engagement per lui, definendo due o tre elementi, Mantellini. No, non una definizione non ce l'avrei. Ho un elemento che mi sembra che sia complementare alle cose che diceva Luca, e vale a dire che c'è un linguaggio che riguarda la rete e che molto spesso l'informazione non ha avuto. Anzi, uno dei grossi problemi di adattamento al giornalismo a internet è stato quello di capire qual era il tono col quale raccontare le cose e fino a che punto ci si potesse spingere nell'ottica di un coinvolgimento dei lettori che non fosse quello che si conosceva fino ad allora, che quindi era quello legato agli investitori pubblicitari o a una certa anche logica di comunicazione che aveva molto a che fare con come erano fatti i giornali. Se voi guardate molta della comunicazione digitale adesso, uno dei temi è capire, anche alcuni grandi editori italiani se lo sono posti, La Stampa per esempio ha adesso un gruppo che si occupa di questo, cioè di adattare il lavoro giornalistico al contesto della rete, quindi di capire qual è la maniera corretta per fare in modo che su Twitter o su Facebook o sulle reti sociali i propri contenuti vengano assorbiti dai lettori. Proprio perché non c'è più un flusso in una sola direzione, nel momento in cui noi produciamo una notizia, questa crea dei feedback immediati e questi feedback possono o non essere considerati, come si faceva una volta, oppure se vengono considerati c'è un linguaggio per farlo e non è banale per chi non lo conosce. Quindi diciamo la cura delle reti sociali per i giornali è una cosa a tutt'oggi abbastanza poco utilizzata ma molto importante, non fosse altro perché da un punto di vista meramente economico una quota significativa del traffico sui siti editoriali viene da quegli ambiti, per cui gestire la relazione all'interno di quelle situazioni è diventato molto importante. Quindi la cosa che mi sento di aggiungere è che c'è un linguaggio e che questo va imparato. Io su questo, anche stamani sul panel dell'Open Journalism, si parlava di alcuni ritardi, Mantellini, no? Adesso mi parlavi del traffico, del dialogo che si stava
sviluppando ed è ancora più da intercettare. Io una delle cose che mi ero segnato, ti volevo chiedere, era come, perché mi aveva colpito, come in realtà noi stiamo parlando anche di strumenti nuovi, di nuove metodologie, ne parleremo anche adesso, ma come ad esempio un elemento in qualche modo vecchissimo come il commento, no? A margine dell'articolo ancora nei giornali sia pochissimo utilizzato e che in realtà abbia, per dire, una potenzialità enorme. O non viene utilizzato, o viene utilizzato e non si commenta, il giornalista non interviene, men che mai o molto difficilmente viene visto come una risorsa. Spesso lì, come dire, ci sono anche le cose più interessanti, altre volte no, ma anche lì si potrebbe intervenire con una logica anche di community manager e, come dire, sviluppare e valorizzare un colloquio arricchisce l'articolo e arricchisce il giornalismo che io sto facendo. Su questo, e stiamo parlando, come dire, di una cosa che non esiste da ora, come dire, è quasi una cosa vecchissima per quanto riguarda internet, no? Il discorso dei commenti è molto complicato, perché noi per molti anni abbiamo sostenuto un'idea secondo la quale ogni contributo editoriale all'interno di un sito editoriale aveva un senso. Questo, oltre ad avere un senso, aveva anche un costo. E quindi quello che succede normalmente adesso è che ci siano moltissimi siti editoriali che hanno un problema di relazione con i commenti, nel senso che molto spesso questi commenti non aggiungono valore editoriale al prodotto. È molto diverso il commento all'interno di un blog rispetto a quello di un articolo di giornale. La mia idea è che i commenti nei siti editoriali abbiano un senso se subiscono un filtro editoriale che è legato al contenuto dell'articolo. Una volta pensavo diversamente, secondo me adesso se c'è un lavoro editoriale sui commenti è quello di consentirli, ovviamente, ma di pubblicarli nella logica di crescita del valore, anche un valore contraddittorio rispetto al testo dell'articolo, ovviamente, però che per il lettore aggiunga valore. Se noi ci troviamo in una situazione, come capita spesso nei siti ad alto traffico, dove all'articolo corrispondono 1000 commenti, è tutto sommato come non averli. E secondo me quei commenti lì significano qualcosa in termini di peso complessivo, ma significano abbastanza poco in termini di valore contenutistico. Allora, se nel blog di Beppe Grillo, per citare il caso tipico, possono avere un valore complessivo di orientamento del punto di vista generale, sul sito di un grande giornale i commenti secondo me dovrebbero aggiungere valore al contenuto editoriale. E quindi questo è molto complicato, perché crea necessità di risorse, di persone che filtrino, e anche qui c'è un lavoro molto, molto complesso. Per esempio negli Stati Uniti, come forse sai, da un po' di tempo a questa parte c'è una, quasi tutti i grandi giornali che una volta vedevano i commenti come un serbatoio di pagine viste, oggi non hanno più un punto di vista così univoco, anzi, visto che il traffico si è spostato e la conversazione si è spostata molto su Facebook o su Twitter, tendono a far prevalere quel tipo di... Cioè addirittura si tende, penso all'Huffington Post, quel dire, a creare una comunità che a sua volta gestisce attraverso un meccanismo simile a un social network, Foursquare, dove gli stessi membri che si iscrivono per poter commentare danno dei giudizi agli altri commenti, quindi gestiscono su questo. Io posso solo intervenire un momento, perché devo fare il vigile urbano un secondo. C'è Roberto Natale che stamattina non ha potuto partecipare, che adesso deve dire due cose e rispetto anche a quello che è successo stamattina, e poi può tornare ad andare là. Se vuoi accomodarti lì, Roberto. Scusate, è un intermezzo, discontinuità. Scusate l'intrusione, l'interruzione, provo a catalogarla sotto la voce informazione di servizio, perché il motivo dell'assenza stamattina, della quale mi scuso e che soprattutto mi dispiace, visto come sta andando questo bell'incontro, era dovuto al fatto che si è parlato a Roma, alla Camera, del tema dell'equo compenso per il lavoro giornalistico, è su questo lo spot.
In tre minuti provo a riassumere l'equo compenso per il lavoro giornalistico, testo di un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Camera in sede legislativa dalla Commissione Lavoro pochi mesi fa. Dice, lo traduco in termini poco tecnici, che un'ora di lavoro giornalistico deve essere definita e pagata sulla base dei parametri di riferimento della contrattazione di categoria e non deve essere pagata nel modo indecoroso in cui troppo spesso viene pagata. La legge passa dalla Camera al Senato. Alla Camera aveva ricevuto voto unanime delle forze politiche e parere favorevole del Governo. Quando arriva al Senato si scopre che il Governo, lo stesso Governo, il Governo Monti, ha cambiato idea. Il Governo che aveva dato parere favorevole alla Camera chiede invece approfondimenti al Senato. Insomma, la conferenza stampa di stamattina, indetta dal gruppo di deputati che aveva trainato l'approvazione alla Camera, Presidente della Commissione Lavoro Silvano Moffa, Enzo Carra, Giuseppe Giulietti, Giampiero Cannella, parlamentari delle più diverse forze politiche, è stata fatta per dire al Governo e alla FIEG: ma che diavolo state facendo? Perché al Senato c'è un'azione ormai esplicita di sabotaggio, il Governo si sta muovendo contro, la FIEG si sta muovendo contro. L'iniziativa di stamattina è servita a questi parlamentari per dire: la settimana prossima, quando andrà in aula alla Camera il decreto legge sull'editoria, noi, dicono questi parlamentari, non daremo il via libera a questo provvedimento se non cessa l'atteggiamento di ostruzionismo da parte della FIEG e da parte del Governo nei confronti del disegno di legge sull'equo compenso. È, come potete immaginare, una posizione che al sindacato e all'ordine dei giornalisti molto sta a cuore. Stavamo lì stamattina proprio per supportarla esplicitamente. Non sto a spiegare a voi quale sia la situazione del settore, alcuni dei presenti credo la conoscano ben direttamente. Io cito solo un dato perché è quello che secondo me meglio fotografa la situazione. Faccio riferimento a Pinorea, che è seduto in prima fila, perché prendo il dato dal rapporto LSD, che è la fotografia più aggiornata dello stato del giornalismo italiano. Un dato tengo a mente: dei 27.000 giornalisti autonomi e parasubordinati, per usare la definizione di rito, che ci sono in Italia, il 62% alla fine dell'anno non supera i 5.000 euro lordi all'anno. 5.000 euro lordi all'anno, il 62% di 27.000. E questa percentuale è salita in un anno, dal 2009 al 2010, di 7 punti. Era al 55%. Alla fine del 2009 è salita al 62% alla fine del 2010. Questo lo stato drammatico della questione. Il Governo, segnatamente il Ministro Fornero, continua invece ad avere in testa l'idea di giornalisti come casta privilegiata, evidentemente confondendo le poche decine che ha incontrato magari in qualche studio televisivo con le molte migliaia che sono nella situazione che abbiamo detto. Insistiamo molto come sindacato e come ordine. Qui a Firenze mi è facile ricordare che ai primi di ottobre avemmo, per il lancio della Carta di Firenze, un altro appuntamento assai importante nel quale il tema dell'equo compenso molto venne spinto. Insistiamo per una serie di ragioni, non ultima delle quali il fatto che non è accettabile che il Governo vada a Bruxelles, come è successo qualche giorno fa, a dire che ha adottato una riforma che serve a stabilizzare il lavoro e a favorire le forme di lavoro giovanile e poi a Roma ha comportamenti del tutto difformi. Ci si dice anche che l'equo compenso al Governo, in particolare al Ministro Fornero, non sarebbe gradito perché parla di equo compenso del lavoro giornalistico, ma c'è il rischio che poi anche altre categorie, leggendo che si approva una legge sull'equo compenso, possano chiederla anche loro. Allora, a noi del sindacato giornalisti ovviamente sta molto a cuore il trattamento dignitoso del lavoro giornalistico
Se però questa legge dovesse diventare un esempio anche per altre categorie, non ci dispiacerebbe affatto. Stiamo facendo una battaglia per la dignità del lavoro giornalistico, ma insieme stiamo facendo una battaglia per la dignità del lavoro senza ulteriori aggettivi. E visto che il Ministro del Lavoro ha avuto l'ardire di sostenere qualche giorno fa che il lavoro non è un diritto, forse anche per questo è bene insistere per arrivare a una legge che non può tardare ancora. Grazie e scusate dell'interruzione. Scusa Lelio, approfittiamo di questa interruzione, peraltro, come dire, appropriata nei contenuti del presidente dell'FNSI Roberto Natale, per ricordarvi che fra 5 minuti, 10 minuti, nella seconda nostra sala presso il Dipartimento di Storia dell'Università, al numero 10 qui di fronte, si comincerà a parlare del Freedom of Information Act all'italiana, il cosiddetto FOIA, e di data journalism. Per cui chi fosse interessato, fra una decina di minuti cominciamo a parlare. Questo panel va avanti fino alle 16.30 invece. Grazie. Ecco, io vedo Marco Pratellesi, collegato via Skype, che non è potuto venire. Si è bloccato. Sentiamo e non ti vediamo. Ok, mi sentite allora? Ok, va bene, allora l'altro scusatemi per non essere lì, ma è stata imprevista una giornata che non mi ha concesso di muovermi di qui. Mi spiace anche che io ho un ritorno audio non ottimo, quindi non sento molto bene quello che dite. E cercherò quindi di non annoiarvi con un intervento abbastanza breve. Ovviamente se ci sono difficoltà di audio, segnalatemi in qualche modo, perché sennò rischio di andare e continuare a parlare senza interlocutori. Dunque, il tema delle community è un tema abbastanza particolare per quanto riguarda i media. Quello che mi sono reso conto in questi ultimi anni in cui ho lavorato in casa rispetto al mio lavoro di Corriere è che naturalmente intorno ai magazine tende a formarsi e a trovarsi una community di persone. Lo vediamo anche qua nei vari open day, nei vari appuntamenti fisici che più o meno abbiamo fatto nel corso degli ultimi due anni. Quanto ci sia da parte del settore anche per la partecipazione a quella che è un po' la vita dei giornali. Un passo molto interessante e che a mio parere è molto diverso da quello che ho potuto vedere tanto nella lunga esperienza nei siti, nella parte digitale dei quotidiani, è che c'è una forte tendenza dei magazine, parte della community, a riconoscersi sia nel prodotto che nel prodotto online. Il fenomeno più come dire, più evidente di questo attacco è proprio nel fatto che più si allarga il numero di lettori sui siti e quindi anche nelle community delle singole testate, più abbiamo una risposta positiva anche degli stessi siti, degli stessi giornali, degli stessi testati nei piccoli. Questo è un fenomeno che, devo essere sincero, non avevo mai considerato di queste esperienze sui codici e ho potuto invece anche approfondire a Perugia, al Presidente di Perugia, dove ero in panel con i colleghi dell'Economist, dove questo fenomeno è addirittura esplosivo, nel senso che loro negli ultimi anni hanno avuto una grossissima crescita digitale,
al quale ha corrisposto una grossissima crescita anche nelle vendite, negli abbonamenti del settimanale Economist. Un fenomeno che qui avevo osservato in parte con voi e che credo sia legato proprio a questa forte identità del lettore del magazine rispetto alla testata che segue, e che invece è molto lontano, è piuttosto lontano da quello che avviene nei quotidiani, perché è evidente, tutti l'abbiamo visto negli ultimi 10 anni, noi assistito proprio a una crescita anche in alcuni casi molto, molto importante, basta pensare al Corriere, Repubblica, lo stesso Sole, delle comunità di lettori digitali, a una corrispondente perdita di lettori sugli stessi quotidiani cartacei. Credo che questo fenomeno abbia molto a che vedere anche, quello che appunto è il senso di appartenenza a una community, anche con le formule usate. In questo momento sicuramente rispetto a internet e a tutta la produzione digitale, non solo web ma anche per degli app, i magazine hanno sicuramente un grande vantaggio, sono molto meno ripetitivi di quanto non siano i quotidiani. I contenuti che si leggono sui siti di Vanguardia piuttosto che di Wired non sono quasi mai gli stessi contenuti che vengono riproposti sul magazine o sul settimanale. Questa differenziazione quindi crea la continuità tra la parte digitale e la parte stampata, che devo dire nei giornali è molto più difficile da fare. Tendenzialmente quando noi affrontiamo un giornale tendiamo a trovare gli stessi contenuti che abbiamo letto online anche sulla carta. In più devo dire l'online, oltre ad essere per cui offre il grosso più, di avere una componente interattiva con gli strumenti dei lettori che gli rende spesso questi stessi articoli molto più vivaci e molto più interessanti. Rispetto a quello che poi riguarda la creazione di community, i problemi, e questo è importante perché fino a poco tempo fa creare una community giornale era essenzialmente e principalmente aprire a un'attività che i lettori potevano fare sul sito, quindi tendenzialmente i commenti. Negli ultimi anni oltre ai commenti vengono fatti sul sito si sono aperte strade nuove che sono quelle fondamentalmente date dai social media. Qui la problematica è diventata ancora più vasta perché non riguarda più solo le lettori, cioè mentre in un giornale tendenzialmente il lavoro che noi possiamo e dobbiamo a mio avviso fare è quello di moderare gli interventi dei lettori, ma non tanto moderare per censurare, che possa essere criticante, vengano le critiche che sono la parte più interessante dei commenti, ma da moderare perché ritengo che sui nostri giornali dobbiamo mantenere una qualità degli interventi alta e sia interessante per lettori. Avere 1000 commenti di scarsa qualità rischia non rendere visibili anche quei pochi tanti commenti di qualità pure si trovano in fondo agli articoli, e quindi credo che sia indispensabile garantire insieme tutto il testo che oggi non è più solo l'articolo ma è l'articolo più il contributo con i commenti, le osservazioni, le aggiunte, le segnalazioni degli utenti, per mantenere il suo insieme una qualità che sia all'altezza della testata quale noi ci aspettiamo che leggiamo questi commenti. Ma a questo si è aggiunto anche tutta un'attività sui social media che ha aperto una serie di problematiche diverse come ad esempio quella della comunicazione dei giornalisti. Tutti che abbiamo pagine Facebook, Twitter, anche nostre personali, però stiamo fatto dei giornalisti di testata, di aziende editoriali, e non possiamo non considerare le implicazioni etiche e deontologiche che si pongono quando noi ci muoviamo all'interno di questi social media.
quando Fratellezzo, Luca De Biase o chiunque di noi interagisce con gli utenti su Facebook, non credo possa interagire come un qualsiasi cittadino. Noi siamo giornalisti, in qualche modo lo siamo anche qua fuori dalla testata per la quale scriviamo, dialoghiamo con un pubblico con strumenti che non possono essere considerati strumentali. Io, se voglio scrivere la mia opinione con i miei amici, faccio una mailing list, scrivo su mail quello che voglio dire e leggo ai miei amici, certo di poter esprimere una opinione privata tra una serie, tra un gruppo di persone che privatamente scambia delle opinioni. Quando io faccio la stessa cosa su Twitter, non posso pensare che questa mia opinione sia un'opinione privata. Non lo è. La comunicazione digitale, la comunicazione su media non è una comunicazione privata. E quindi quando scrivo qualcosa su Facebook, devo porre il problema dell'etica e della tecnologia. Non posso permettermi di dimenticare che il valore più grande che come giornalista io ho è la credibilità di chi mi legge. E la credibilità che io ho nei confronti di chi mi legge è, insieme a quella di tutti i colleghi, insieme alla somma di quella e la credibilità che portiamo alla nostra testa. Ecco, credo che questo sia uno dei punti fondamentali oggi nella costruzione delle community. Punto primo, avere un controllo che non è censura, è mediazione, ma è semplicemente un controllo su quello che fanno sui siti. Punto secondo, mantenere ben chiaro, quindi avere un autocontrollo su quello che noi facciamo sui social media, perché dobbiamo sempre pensare, anche se usiamo linguaggi diversi, anche se siamo in ambienti diversi, stiamo comunque facendo un'attività di comunicazione che non può essere considerata e deve assolutamente entrare nella sfera pubblica. Linea. Beh, io direi che Gianmarco ha toccato diversi punti molto importanti, ha tornato sull'argomento dei commenti che mi premeva toccare. Io non so se è il caso magari di andare avanti, visto che questo, ripeto, era un argomento che mi sembrava importante toccare, anche, come dire, immaginandosi chi ci ascolta adesso che ha un blog o che ha un sito di informazione, perché come dire, è un po' anche riflettere su quelle che sono i fondamentali di un colloquio in rete. Proprio su questo mi hanno sollecitato una risposta, sentire prima Luca Conti, che voleva parlare anche su questo, e poi il professor Sorrentino. No. Adesso acceso, ok. Buon pomeriggio a tutti. Allora, rispetto alle prime sollecitazioni, quindi coinvolgimento, come si può sintetizzare in tre parole, io lo sintetizzerei in ascolto, rispetto e gestione. Ascolto, quindi ascoltare quello che dicono i lettori degli articoli, della testata, dei giornalisti, e capire quali sono gli argomenti che gli interessano di più, che cosa apprezzano, che cosa criticano, non semplicemente per fare un giornale che sia costituito dai temi più letti o più visti, ma per cercare di ridurre la distanza che c'è tra giornalista, testata e lettore, e per alcune testate si evidenzia abbastanza facilmente questa distanza. Rispetto, e rispetto significa non solo rispettare le regole deontologiche della professione giornalistica, ma rispettare il gusto, le opinioni e tenere conto delle critiche che i lettori fanno ai giornali e ai giornalisti,
nel loro lavoro quotidiano, o gli apprezzamenti, perché comunque non ci sono solo le critiche. Gestione è l'elemento fondamentale, a mio avviso, che in parte è venuto fuori anche nella discussione fino adesso, che in inglese si potrebbe tradurre con community management. Non basta semplicemente aprire il canale su Twitter, su Facebook, avere l'apertura dei commenti per far sì che i lettori partecipino o che dicano la propria. Commentare o partecipare richiede un certo impegno, quindi questo impegno richiede una motivazione e io devo motivare i lettori a partecipare, non semplicemente perché commentano indignati per qualcosa che non gli piace. E su questo immagino anche Pierluca Santoro nel suo panel senz'altro affronterà questo argomento, quindi non voglio anticipare altri temi. Rispetto al tema dei commenti, a mio avviso dovremmo guardare un po' avanti rispetto alle osservazioni che sono state fatte fino adesso. Non so chi di voi conosce Ebazzica, un network di blog che a mio avviso è la punta più avanzata del giornalismo online a livello internazionale. Mi riferisco a Gawker Media e a Nick Denton. Ho twittato poco fa un link che può essere un ottimo approfondimento. Nick Denton ha messo in piedi questo network di blog, network commerciale, che poi ha ispirato anche in Italia blog, blogosfere e in altri paesi altri network simili. È un network di blog verticali che ormai ha diversi anni e campa sulla pubblicità. Perché vi cito Gawker Media in questo contesto? Perché proprio a inizio anno, qualche mese fa, ha lanciato un nuovo sistema di commenti, molto discusso e criticato sotto vari punti di vista. Comunque, quello che ispira questo nuovo sistema di commenti è, secondo la visione di Nick Denton, un abbattimento della barriera che c'è tra il post e i commenti, quindi tra il contenuto originale che fa un po' la notizia o lo spunto di discussione e quello che ne viene dopo. Addirittura leggevo in questo articolo che vi ho linkato, ha fatto una sorta di multa interna tra i suoi collaboratori di $5 per chiunque usa la parola commento, tanto per esprimere questo concetto in maniera chiara. Comunque, al di là di questo, comunque l'abbattimento tra i due spazi e chiamare i commenti post è anche significativo della piattaforma. La piattaforma ha un algoritmo suo che vuole in qualche modo privilegiare i commenti che aggiungono valore, che creano discussione e che in qualche modo sono interessanti da leggere. Quindi è un sistema che premia i commenti a prescindere da chi li scrive, quindi non c'è rendita di posizione. E perché Nick Denton si è inventato questo sistema? Perché ha capito che i commenti possono essere un modo intelligente per aumentare le pagine viste, creare fidelizzazione nei confronti dei lettori e in definitiva valorizzare tutto il contributo che i lettori possono dare attraverso i commenti anche sul piano commerciale, perché sta pensando anche a degli spazi pubblicitari che vanno esattamente all'interno di tutta l'area dei commenti. Questo può essere un modo avanzato o forse spregiudicato di vedere i commenti e il rapporto tra testata e lettore. In questo caso si tratta di un network di blog, quindi non una testata giornalistica tradizionale. Però se io fossi un editore italiano o se fossi un giornalista italiano, farei molta attenzione a queste dinamiche, non semplicemente perché sono da prendere così come sono e portarle da noi, ma perché a mio avviso rappresentano un po' l'ala più avanzata di come vedere il coinvolgimento. Chiudo con una battuta. Il coinvolgimento con la community, a mio avviso, va visto su due piani. Uno è il piano della testata, della redazione e lettore.
L'altro è quello tra giornalista e lettore, è quello che diceva Pratellesi, lo riprendo da un'altra angolazione. È vero che da giornalista che appartiene a una testata, tutto quello che scrive su Twitter, per quanto personale, può essere attribuito alla testata, quindi il suo lavoro giornalistico, professionista, non si scinde dalla sua sfera professionale, nonostante tutti i disclaimer che uno può aggiungere sul suo profilo. Ma io vado oltre e dico che è nell'interesse del giornalista, che sia un giornalista dentro una testata, che sia un giornalista freelance, che sia un giornalista affermato, che sia un giornalista appena uscito da una scuola di giornalismo, dovrebbe essere patrimonio comune quello di usare le piattaforme di partecipazione con profili personali per gestire e coltivare una propria community di lettori affezionati per capitalizzarla in un momento successivo. Negli Stati Uniti c'è Andrew Sullivan, che è un blogger della prima ora, giornalista che è passato su varie testate, adesso ha il suo blog all'interno del sito del mensile Atlantic, e solo il suo blog genera un terzo delle visite di questo sito. E questo vi dà l'idea di quale può essere il potere contrattuale di un giornalista capace di avere un buon rapporto con la propria community di lettori. Grazie. Sì. Sempre su questo argomento, Carlo Sorrentino mi ha chiesto di parlare. Sì, volevo anch'io un po' riprendere questo tema del coinvolgimento della community, anche per ritornare a quanto diceva all'inizio Luca De Biase, no? Diceva dobbiamo capire che il lavoro dell'informazione, se non dico male, se non ripeto male, è il risultato di una ricerca. Ed è in effetti da lì che nasce quello di cui noi stiamo parlando, ma badate bene, non è che nasca con la evoluzione digitale, con l'evoluzione tecnologica, nasce in realtà ben prima, nasce con quello che gli americani chiamavano public journalism e che potremmo tradurre con giornalismo civico, che nasce sostanzialmente da una domanda da parte dei giornalisti, che non è soltanto e non è principalmente una domanda di marketing, ma è proprio una domanda di coinvolgimento. Come posso io capire realmente che cosa interessa al mio a chi mi legge, a chi mi segue, a chi mi ascolta? Anche perché soltanto se io realmente costruisco il coinvolgimento, riesco ad ottenere due cose sostanzialmente: riesco ad avere seguito e quindi ad avere anche successo commerciale, ma riesco sostanzialmente, e questo poi credo il senso della ricerca di cui parlava De Biase, riesco sostanzialmente a stare al passo con i tempi, riesco a capire davvero il clima del tempo, riesco a capire, per usare un termine che stamattina la giurista in tutt'altro contesto ripeteva con molta efficacia, qual è il contesto all'interno del quale io devo inserire le mie informazioni. Perché, come si diceva anche stamattina, il problema è esattamente questo. Questa, la ricerca di cui parlava Luca De Biase, è esattamente questo. Come metto in forma? Secondo quali criteri metto in forma? E secondo quale logica io metto in forma? Allora, questa è una domanda, come dire, una domanda professionale che nasce nel giornalismo ben prima che nasca, come dire, una risposta più o meno spontanea, favorita dall'evoluzione tecnologica e quindi dalla possibilità di ognuno di, appunto, partecipare, dire la sua, commentare
e quant'altro. Nasce proprio, se volete, da un'esigenza più profonda del mondo giornalistico, che via via che le nostre società diventano società sempre più articolate e complesse, si rende conto che quella mediazione lineare dalla fonte al pubblico non bastava più. Si rende conto che c'ha bisogno di altri dati per poter innervare il proprio processo informativo. È un po' la stessa svolta, ma poi su questo non voglio tediarvi, è la stessa svolta che più o meno negli stessi anni compie anche la ricerca sociale, quando incomincia a capire che i dati quantitativi, pur fondamentali per fare ricerca sociale, però non sono esaustivi per capire la complessità dei fenomeni sociali. E il giornalista, esattamente come lo scienziato sociale, di quello si occupa, di fenomenologia sociale, benché lo faccia ovviamente con altre strumentazioni, con altre logiche, con altri scopi. Che cosa è successo però? È successo sostanzialmente che questa domanda, che epistemologica sostanzialmente sul senso della propria professione, è poi esplosa in mano a chi se l'è fatta, proprio per questa moltiplicazione delle possibilità tecnologiche. E allora sostanzialmente è arrivata un'altra stagione in cui i giornalisti hanno incominciato a vedere con una qualche timore legittimo, paura, questa invasione di partecipazione del citizen, no? Del cittadino, del dilettante, del cosiddetto uomo della strada, e quindi ha reagito nelle maniere più o meno più immediate, di cui si parlava anche stamattina, o in qualche modo ha sfruttato questa possibilità, no? Stamattina anche l'intervento di Chiara Nardi era proprio su questo, cioè sulla possibile voracità dell'editore di approfittare di tutta una serie di informazioni, o in quel caso immagini, che dal basso dilettantisticamente possano nascere, ma anche lasciando stare gli editori, tornando più specificamente ai giornalisti, anche i giornalisti hanno avuto un riflesso condizionato di poter sfruttare tutta questa ricchezza, ma lo sfruttamento deve avvenire attraverso delle logiche. Qui mi sono molto d'accordo con quanto diceva Conti, bisogna trovare delle nuove logiche sostanzialmente che ci riconducano al senso di una nuova ricerca della messa in forma delle informazioni. Il giornalismo è messa in forma delle informazioni, e oggi c'è molto più bisogno rispetto a prima di qualcuno che mette in forma le informazioni, proprio perché le informazioni sono moltiplicate da, lo ricordava anche Mantellini stamattina, tra l'altro anche dall'urgenza di una velocità che ovviamente i social media ci rendono e ci vomitano con sempre maggiore evidenza, come stando qui dentro tutti quanti noi vediamo. Stamattina, vedendovi qui dal palco, mi veniva voglia di tutti quanti voi immersi nei vostri cellulari tablet di fare l'elogio di le uniche due persone che ho guardato con grande ammirazione: uno leggeva banalmente un giornale cartaceo, l'altra ancora più banalmente prendeva appunti addirittura con una penna, insomma, no? Ecco, però sostanzialmente bisogna quindi che il giornalismo riesca a, se posso sviluppare, ovviamente poi avendocelo a fianco mi contraddirà in tempo è reale, se posso cercare di capire meglio questo concetto di ascolto, di rispetto e di gestione, mi pare queste fossero le tue tre parole, deve essere la capacità sostanzialmente di riuscire a capire quando è che questi commenti, quando è che questa informazione, quando è che
tutto questo diluvio, che non è più il famoso diluvio commerciale di cui abbiamo parlato negli anni Ottanta, il market driven journalism, no? Ma è un altro diluvio informativo, quando è che incomincia a diventare un poco più sostanza? E per quello, secondo me, c'è bisogno di una professionalità giornalistica molto più sofisticata, c'è bisogno di quello che io stamattina chiamavo il giornalismo comprendente, un giornalismo che riesce a capire nella complessità. Scusate se faccio un esempio molto banale con cui chiudo, non è molto distante quello che sto dicendo da quello che facevano i vecchi corrispondenti dai paesi. Vecchi corrispondenti dai paesi sostanzialmente che facevano? Perdevano, uso queste parole come dire volutamente tra virgolette, la maggior parte del loro tempo girando per il paese, passando da un bar all'altro, frequentando la piazza, sentendo chiacchiere, molte delle quali inutili, stucchevoli, razziste, insopportabili, insostenibili, eccetera, eccetera, e il bravo corrispondente in tutto questo mare magnum di inutilità individuava quella informazione che poteva diventare una notizia, la sviluppava, la trattava, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno di questi, un piccolo corrispondente da paese che aveva maggiore sagacia nel far questo, è diventato poi un grandissimo giornalista. Sostanzialmente, e in questo smentendo anche in parte quello che dicevo stamattina, possiamo dire che i ferri del mestiere sono sempre quello di saper riuscire a trovare l'ago nel pagliaio, però sostanzialmente, come dire, le tecniche, quindi anche la competenza, quella che io chiamo la professionalità culturale, deve essere molto più sviluppata, perché questo pagliaio è enormemente cresciuto dalla chiacchiera di paese all'enorme, come dire, indefinibile e irriducibile scambio informativo che invece le nuove tecnologie ci consentono. Grazie. Io leggevo. Scusa Lelio, sì. Ma io faccio il solito azione di provocazione, ma c'è un tweet che rimbalza in continuazione. L'avevo visto. Avete risposto a quel tweet perché è importante. Ma io volevo coinvolgere adesso Antonella, perché Luca parlava del rapporto della gestione del dialogo con la comunità tra testata, ma anche tra giornalista e testata. Antonella è una freelance, Antonella si occupa di cronaca nera, di cronaca diciamo in generale, di reportage, di approfondimento, sembra sempre tu Luca che dicevi anche approfondimento, quindi sembrava adatta a fare anche progetti di crowdfunding, quindi insomma di rapporto diretto anche nel cercare finanziamenti con la folla, con i propri lettori, e utilizzerei lei per fare questo tipo di approfondimento. Poi ho visto il tweet che ci chiamava alla concretezza e non mi sono certo dimenticato di Marco Giovannelli, che poi è una case history perfetta per raccontare come un portale come Varese News abbia costruito attorno al racconto di una comunità una storia di successo. Lascio la parola ad Antonella. Sente, sì, buongiorno intanto. Sì, io faccio la cronista, lavoro per un quotidiano online, per una trasmissione televisiva, per cui sono due media piuttosto distanti tra di loro, che però ci qualche punto in comune, soprattutto nel rapporto con chi fruisce, definiamolo così, i contenuti che noi veicoliamo, qualche punto in comune ce l'ha. Innanzitutto che lo share televisivo non corrisponde più da tanto tempo sia all'apprezzamento che poi al rapporto con lo spettatore. La trasmissione con cui collaboro, il giorno dopo essere andata in onda, mette online l'intera puntata, per cui molti feedback arrivano attraverso il sito o attraverso, poi ci cercano, noi autori ci trovano e ci danno le loro opinioni.
opinioni. Però la cosa più interessante poi è soprattutto quello del rapporto con il lettore attraverso, diciamo, il giornalismo online, ed è un po' quello che si diceva prima del corrispondente dai paesi di campagna, che è quello che consente assolutamente bene di annusare l'aria. Io collaboro con il Fatto Quotidiano Online, che ha appena compiuto 2 anni. Il direttore Peter Gomez ha messo online alcuni dati che dicono che noi abbiamo circa 10.000 commenti al giorno, e spesso quando i nostri articoli finiscono sulla home nazionale facciamo proprio fatica a seguirli tutti, perché arrivano con una velocità, però cerchiamo. E questo e leggerli e seguire anche quelli degli altri, almeno sulle tematiche di specializzazione di ognuno, è utile, perché danno appunto il senso di quell'annusare l'aria. Per esempio, molti dei commenti, forse non la maggior parte, però diciamo quelli che poi sono più pertinenti rispetto alle tematiche che vengono trattate negli articoli, innanzitutto ci confermano che almeno in chi commenta, perché va sempre tenuto ben presente che il lettore non sempre è anche il commentatore, che c'è una forte esasperazione sociale rispetto ad una serie di fenomeni. Per esempio, cercherò di usare esempi pratici in modo che si capisca meglio. La settimana scorsa siamo riusciti, io faccio parte della redazione dell'Emilia Romagna, per cui abbiamo seguito il terremoto da un'ora dopo la scossa del 20 maggio fino a tutt'oggi, e credo che continueremo ancora per parecchio. Però la settimana scorsa abbiamo su Facebook, per cui non c'è stato di mezzo nessun ufficio stampa, nessuna agenzia, nessun utilizzo del telefono, intercettato un post fatto da una dirigente di Confcommercio di Ferrara, che diceva che la sua carta di credito appartenente ad un grosso gruppo bancario era stata bloccata senza motivazione apparente. Questa persona abita a Mirandola, che è una delle zone più colpite dal terremoto, nonostante lui non abbia avuto la casa lesionata e non faccia parte delle migliaia di sfollati che ci sono, si è sentito dire che l'esclusione della carta, il taglio della carta di credito è stato fatto solo per questioni di residenza, per cui geografica. Noi da questa segnalazione su Facebook siamo riusciti a parlare prima con il servizio clienti, fingendoci figli di persone anziane che abitavano nelle zone colpite. Ci hanno detto proprio così: sì, ma voi non a questo punto avete dei gravi problemi, non potete più garantirci che ci ridarete i soldi che state utilizzando, per cui fino a quando non è finita l'emergenza almeno le carte non verranno più utilizzate. E solo in terza battuta abbiamo parlato con l'ufficio stampa del gruppo bancario, che ci ha detto delle cose pietose, ha negato che fosse stato detto che fossero state tagliate su una forma di discriminazione geografica le carte di credito, e che se era successo era frutto di un errore. Il comunicato stampa ufficiale, arrivato un'ora dopo la telefonata, ci ha confermato che era stato un errore, che il servizio era stato ripristinato. Questo però, noi siamo partiti dalla rete, da una segnalazione, abbiamo pubblicato questa cosa, siamo riusciti a verificare che lo stesso gruppo bancario non solo aveva fatto la stessa cosa all'Aquila, ma aveva fatto ben di peggio, revocando fidi, mutui, addirittura mettendo ipoteche sulle case disastrate, per cui gestendo denaro sul recupero delle macerie, lo smaltimento delle macerie. E i lettori, poi quando siamo andati online con la storia completa, che aggiornavamo volta per volta man mano che avevamo pezzi di notizie, in modo che potessimo raccontare anche tutto il processo produttivo del servizio, ci raccontavano sia dall'Aquila che dall'Emilia Romagna cosa stava avvenendo, e soprattutto continuavano a insistere sul fatto che anche su una sciagura come il terremoto non sono solo degli sciacalli dell'imprenditoria come quelli che la notte del terremoto dell'Aquila se la ridevano, ma sono delle realtà che giocano con il denaro della gente. Poi altro elemento che ci consente di annusare l'aria, che
è totalmente diverso è per esempio la sensibilità dei lettori, almeno dei nostri lettori, su tematiche che con la rete non hanno nulla a che fare. Mi riferisco per esempio a dei temi che noi cerchiamo di seguire e di trattare molto bene, che sono quelli del terrorismo e delle stragi, che sono continuate fino al 1993 e al momento sono attuali, per esempio con la trattativa. Quando noi pubblichiamo qualcosa che riguarda una strage del 74, del 69, del 1980, si scatenano dei veri e propri dibattiti. A volte sembra di assistere a delle tifoserie calcistiche, è stato questo, non è stato quest'altro, le forze politiche sono coinvolte, la pista internazionale, via dicendo. Questo cosa ci dice, al di là di quelle che possono essere le teorie dei nostri lettori, di cui spesso non utilizziamo perché non sono suffragate da alcun elemento, che comunque rispetto a quello che si dice in sede politica e che per tutti gli anni 90 e ancora oggi si sta tornando a dire nel momento in cui torna d'attualità la trattativa, è che i cittadini vogliono sapere cosa è successo, di conseguenza chiedono che si continui a raccontare determinate vicende, e queste poi sono le vicende che vengono rimbalzate di più. Ustica, per esempio, la settimana scorsa abbiamo seguito le celebrazioni del 32esimo anniversario, lì c'è stata una forte partecipazione dei lettori, e questo appunto ci consente anche di indirizzare, di poter scegliere quali argomenti sviluppare, quali approfondire e come proporli. Questo poi ci porta anche a rapportarci con delle comunità che non sono riconosciute come tali e che hanno a che fare con un aspetto fondamentale della professione, che è quello dei dati. Per esempio in Italia, a causa di una mancanza della pubblica amministrazione di cui si discute a fianco, che è quella della difficoltà di accesso a determinate fonti che sono poi le fonti pubbliche, spesso questa mancanza è stata sopperita da organizzazioni, da realtà private che sono o le associazioni vittime di determinati eventi, sono ricercatori come l'archivio Casarrubea, sono delle iniziative archivistiche private come l'archivio Flamini, che hanno dato vita a creazione di patrimoni documentali che adesso noi possiamo utilizzare e possiamo raccontare, ci consentono di raccontare le nostre storie. Ecco, quello per esempio sarebbe dal punto di vista del giornale istituzionale, della testata giornalistica, una comunità a cui fare sicuramente riferimento. Adesso mi chiudo perché forse sto prendendo anche fin troppo tempo. Mi interessava se parlavi anche di questa esperienza che hai avuto di crowdfunding, sì. Perché lì è un modo anche di come dire, parlare e interagire con i propri lettori, con un meccanismo anche di tentativo, quantomeno di finanziamento del reportage. Sì, che poi questo aspetto per noi freelance è sempre guardato con molto interesse, perché comunque prima lo si accennava, si fa molta fatica a lavorare anche perché occorre mettere insieme tante cose differenti che poi consentano di potersi mantenere col proprio lavoro. Di fatto io ho partecipato ad una di queste iniziative, peraltro promosse l'associazione Pulitzer di cui fa parte anche Rossano Antonio che interveniva stamattina, che moderava stamattina, e già quello ha insegnato qualcosa nel giro di pochissimo tempo, di 2 o 3 anni, ha consentito di tirare le somme, che è quello che i lettori sono interessati a finanziare un progetto di, chiamiamolo giornalismo investigativo, ma diciamo un progetto di ricerca, perché poi qualsiasi giornalista dovrebbe essere un investigativo, questo. Spesso si riesce ad ottenere dei finanziamenti diretti quando si ha a che fare con le formazioni locali o iperlocale. Per esempio è partito anche recentemente un progetto che aveva raggiunto nel giro di breve la copertura dei costi per quanto riguardava per esempio la gestione dei rifiuti tossico-nocivi nelle zone terremotate, spesso ha a che fare anche molto con, non dico questioni di ecomafia perché magari non arrivi fino a quel punto, però con tematiche ambientali. In quel caso i progetti costano tra virgolette qualche centinaio di euro, si riesce a raccogliere,
cose che abbiano un respiro diverso, magari che spazzino verso l'estero, è più la un'esperienza. La quota richiesta era, si parla chiaramente di microfinanziamenti, quindi quanto era? 5-10 euro? Per il mio 5 euro mi sembra, comunque sì, poi dipende, cioè le piattaforme consentono anche di impostare, in genere si va dai 5 a 10 euro a quota. E quindi comunque con... diciamo con diverse decine o centinaia di lettori, sì, che finanziavano. E in Italia sta funzionando particolarmente bene quello che si chiama... Parlo anche di questi di micro di cronaca iperlocale. Sì, cioè si riesce a finanziarli abbastanza bene, perché hanno un impatto diretto sul lettore, nel senso che si parla delle sue falde acquifere, del suo sistema di gestione dei rifiuti, su quello che vive tutti i giorni. E poi c'è il discorso del racconto, per cui c'è quasi un report, non dico quotidiano, ma tutte le volte che tu acquisisci un nuovo risultato per la tua inchiesta, racconti come sei arrivato, come cosa hai fornito. Spesso ti vengono dati degli input, che è un altro degli elementi del rapporto con il lettore, ma anche questa non è una novità delle tecnologie, cioè si aumenta il bacino, cioè, delle persone che ti possono fornire almeno uno spunto di partenza per sviluppare una notizia. Allora, io adesso vorrei parlare a Marco Giovannelli della sua storia, di come appunto il suo portale, che è Varese News, è riuscito a raccontare una comunità, a coinvolgerla, visto che poi appunto anche il titolo precedente ci invitava a raccontare proprio anche questa esperienza. Grazie. Ma vabbè, non è la mia esperienza, in quanto io faccio il direttore di Varese News, ma siamo in tanti, perché Varese News nasce 15 anni fa, siamo 10 giornalisti professionisti, altrettanto collaboratori contrattualizzati e altrettanti tra settore commerciale ed altro. Noi facciamo solo digitale, perché abbiamo solo ed esclusivamente Varese News, soltanto questo media. E 15 anni sono tanti, perché se ci pensate un attimo vuol dire tornare al 97, è sicuramente una delle ragioni del successo. Io sono un po' perplesso su questo format proposto qui, voglio essere un po' polemico, perché secondo me entrare in questioni come queste richiede intanto una risposta a Carola, che ha insistentemente chiesto se potevamo cercare di spiegare magari che cosa si può tentare di fare, no? Cioè, che significa fare community, che significa ascoltare una comunità. Noi siamo molto avvantaggiati, devo dire la verità, perché un giornale che si chiama Varese News credo che la dica lunga, anche se è un avvantaggiato fino a un certo punto, perché Varese News copre tutta una provincia, la provincia di Varese è una provincia policentrica, per cui molto complicata. A noi ci ha fatto anche molto bene, per quanto ha fatto male al paese, il fatto di essere governati da una formazione da cui io sono lontano gli anni luce, ma che tutto sommato è stato un ago nel fianco, siamo stati all'opposizione sempre come giornale. Però tornando al tema, no? Cioè, come interagisce un giornale con la propria community? Io credo che in questi 15 anni le abbiamo viste un po' tutte e le stiamo sperimentando. Però penso che al di là delle definizioni ci siano due questioni di fondo che in momenti come questi sarebbe importante analizzare. La prima, secondo me, un dato quantitativo. Mi ha fatto molto piacere stamattina ascoltare o vedere quella schermata di febbraio 2012 di Audiweb, no? Perché se noi non partiamo dai dati, ci parliamo addosso e facciamo i fighi, ma siamo autoreferenziali tanto quanto quei giornalisti che poi magari critichiamo. C'è un problema di dati, c'è un problema di numeri, perché compatibile è compatibile con una realtà il fatto che stia in piedi. Il nostro è un giornale che sta in piedi, 1.200.000 euro di volume d'affari, 10 giornalisti professionisti, facciamo solo web. E come funziona un modello di business di una realtà così? È una cosa complessa, chiaramente non posso entrarci ora perché non è questo il tema. Però noi abbiamo un primo problema, che è un problema di numeri, di dati. Se noi non analizziamo i dati, ognuno di noi ha una percezione di cosa succede in questo campo.
ma anche per la stessa natura stessa di questi diavolo di strumenti con cui noi oggi dobbiamo fare i conti. E bene fa Mantellini a parlare di linguaggio e di acquisizione di capacità rispetto al linguaggio, ma non basta, perché se non abbiamo i numeri si raccontano fandonie. Un giornale come il nostro, che ha referrer molto ben strutturati, dove il 70% è richiesta diretta, su qualcosa come 2.400.000 visite al mese, vuol dire una media di 80.000 visite, e il 70% è richiesta diretta, quindi non è il motore di ricerca che incide. Quello che è affascinante è andare a vedere cosa incidono i social network, come funzionano e in che modalità entrano in contatto. Allora, io credo che ci sia un problema, primo, di analizzarli i dati, secondo, di qualità. E quando si parla di qualità, e qui il discorso si fa più scivoloso, perché mentre i numeri, per uno che se ne intende, e quando mi incontrano mi fanno 5 domande e capisco subito se se ne intendono, perché dipende da che domande ti fanno, allora quando si parla di numeri tutto sommato ci possiamo intendere, quando si parla di qualità il discorso diventa scivoloso, perché la qualità è ovviamente la parte giornalistica, la qualità è come tu ti poni su un territorio, eccetera eccetera. Allora io dicevo, noi siamo tutto sommato privilegiati, perché? Perché insistiamo su un territorio di 850.000 abitanti, ovviamente di un certo peso, perché la provincia di Varese è una delle più industrializzate d'Italia, quindi abbiamo dei punti di riferimento non da poco, Malpensa tanto per dirne una. Ecco, però io credo che la forza del giornale e questi numeri, fino a diventare di fatto il media più importante della provincia, è stato possibile solo perché noi abbiamo dato ascolto a quello che Luca Conti prima diceva, quali sono le parole. L'ascolto è la prima, e i commenti altro non sono che prima ancora di tutto ascolto. Dai commenti parte una narrazione, compresi, perdonatemi, i vaffanculo, e compresi i commenti razzisti. Se viviamo un'epoca che il razzismo è nell'aria, censurarlo non censura il razzismo, ma censuriamo solo che non ascoltiamo cosa la comunità ha da dirci. E negli anni tutto questo si è molto evoluto, è molto cambiato. Si tratta ovviamente di saperlo cogliere, e qui la risposta a chi prima twittava dicendo ma cosa fate, no? Che cosa cercate di fare? Allora io credo la prima cosa è ascoltare e dare voce, dopodiché da questo punto di vista la metafora di Facebook è perfetta, perché è un'immensa piazza in cui non c'è nessun ordine. Ma il giornale ha un grande privilegio in quella piazza, dove ognuno fa quel che gli pare. C'è chi al bar, chi fa l'aperitivo, chi gioca a pallone se ti ci lasciano giocare, chi vende i gadget, chi è lì soltanto per trovarsi a parlare, chi canta, chi balla e chi tante altre cose. Il giornale c'ha un palco, e tutto sommato può, rispetto a quel palco, veicolare, amplificare, ascoltare, cogliere e narrare e rinarrare un pezzo della realtà. Ma se non l'ascolto, se non ci interagisco, come faccio a capire cosa ho da narrare? Lo decido io. Ma il mondo non va così. Vi faccio degli esempi virtuosi e esempi viziosi del nostro giornale, perché noi, pur essendo digitali, molto spesso perdiamo anche noi, perché diventiamo autoreferenziali. Noi eravamo gli unici e siamo gli unici a raccontare alcune cose in provincia. Nel tempo non lo siamo stati più. Un esempio, appena il Varese Calcio va in Serie B e rischia di andare in Serie A, immediatamente sui social nascono gruppi, profili personali, pagine pubbliche, e arrivano a scalare numeri impressionanti, 10.000, 12.000, 15.000 persone coinvolte. Il giornale, se non sta attento, non è più lui l'elemento di narrazione, soprattutto sullo sport, dove alla gente interessa le formazioni, chi segna, quando segna, come segna e un po' di gossip. Il giornale, che è ancora centrato su una capacità di racconto molto più strutturata, perde colpi. E i numeri immediatamente vengono registrati con perdita di colpi. Ma perché li perde? Perché io non li ascolto più, perché non li intercetto più, perché il dibattito è da un'altra parte. Parliamo di una cosa più nobile, la politica. Noi non ci siamo resi conto come mai tutti
tutto il disastro che è accaduto dentro la casa, dentro casa Lega Nord, nella prima settimana non riuscivamo a intercettare noi quella che era la discussione, cosa che invece eravamo sempre stati noi, vuoi perché spina nel loro fianco, vuoi perché punto di riferimento del mondo politico varesino. All'improvviso ci siamo accorti che facevamo articoli su articoli su articoli e che non riuscivamo ad arrivare a numeri che in passato erano invece incredibilmente più alti. Perché? Perché Roberto Maroni, con una grande abilità, si era costruito tutto un punto di discussione dove intercettava il dibattito sul suo profilo di Facebook, tanto che tutti i giornali come fonte avevano ed hanno ancora, e questa ve la racconta lunga, quella che l'ex ministro dell'interno con grande abilità aveva costruito. Quando noi ci siamo resi conto di questo, con quella roba abbiamo dovuto andare a fare i conti e non potevamo non fare i conti con quella. E lo stesso Maroni se ne è reso conto, amplificando quello che noi a quel punto abbiamo cominciato a dover, per certi versi, fare. Chi segue la politica per noi non ne voleva sentire, eppure abbiamo dovuto farlo, punto. Se no noi continuavamo a raccontare la nostra, ma la raccontavamo per 3.000 persone e non 30.000 a cui eravamo abituati. Allora, la comunità e interagire con la comunità non è soltanto questo, è tutto un lavoro precedente, che è il lavoro dell'ascolto, è il lavoro dell'essere presente, è il lavoro di dare voce e spazio. Noi molto spesso, sono 4 anni che abbiamo uno spazio dedicato ai lettori, ma non di critica, non la vergogna, non sempre il lamento, ma anche elementi virtuosi e positivi. E a questo punto questo ha cominciato, dava già dei frutti precedentemente. Noi non gestiamo la colonna infame cosiddetta per fare numeri, non ci fanno schifo i numeri perché campiamo di quelli, non campiamo dei tanti ragionamenti. Una cosa come quella di oggi la leggono 300 persone, probabilmente l'articolo della signora che porta il cane dove lo può portare, nelle spiagge del Verbano, ne fa 3.000 di click. È chiaro che noi non trattiamo solo le spiagge del Verbano, trattiamo anche questi argomenti, se no non saremmo un giornale ma diventeremo una accozzaglia di cose a cui la gente piace, che noi diamo retta. Non è solo questo, e qui si entra nel discorso della qualità, ma la qualità non è che la facciamo solo noi. A me l'esempio del corrispondente non piace, perché una volta il corrispondente decideva lui quale era la notizia lì, e non c'era nessun sistema, salvo che quelli che vivevano lì, di poterla verificare. Oggi il corrispondente da Induno Lona, comune di 11.000 abitanti, sono perlomeno 1.500, forse 2.000, forse 3.000 persone virtualmente, perché sono tutti quelli che accedono alla rete e che comunque possono avere un rapporto diretto con il giornale, oltre che con i loro stretti amici sui loro profili di Facebook o di Twitter, se usano Twitter. Stanno cambiando in maniera molto profonda questi elementi. E io credo che una delle cose che ce la fanno cogliere è proprio riuscire ad entrare in questo discorso, che è non soltanto l'ascolto, il rispetto e la gestione, che credo sia fondamentale, perché il giornale deve continuare a svolgere una funzione di narrazione dei fatti, dando delle priorità, fissando delle ragioni, e non mi piace pensare che le priorità le fissa il lettore sulla base del numero di click, ma a quello devo tener conto io, anche perché la rete in quella direzione va. In cima a TripAdvisor, che ci piaccia o no, non ci va l'hotel più figo, ci va l'hotel più commentato i cui voti sono più alti. Ci può piacere? Forse sì, forse no. Certo mette molto in crisi un certo modello, ma questo è. E noi molto spesso ci troviamo a fare le scelte sulla base di questo. Allora penso che questa fase sia affascinante, estremamente affascinante, perché non è più la fase della divisione, non è la fase delle dicotomie, i blogger, i giornalisti, quelli che usano i social, quelli che non le usano. Non fa tenerezza chi usa la penna, è ancora forse il 70% della popolazione italiana, quindi forse ci vuole un pochino più di umiltà e di ascoltarla. Io vi chiudo con una storia, una piccola metafora.
Una sera mi invitano a discutere di questi temi al circolo ACLI di un paese che è parzialmente famoso perché è dove ha iniziato l'attività politica Bossi. Perdonate se mi è scappato qua e là di parlare più volte della Lega, ma come potete intuire, venendo da Varese, è un po' difficile non farlo, anche se io non sono varesino, credo che si capisca. Allora, mi invitano a questa cosa, io parlo, tra l'altro un pubblico strano perché molto eterogeneo, non erano soltanto anziani, c'erano anche tanti ragazzi giovani. Finisco questa cosa e mi danno in mano, con un orgoglio incredibile, un ciclostilato fatto nel loro circolo, che si chiama Partecipazione, e nell'ultima pagina c'erano i numeri dell'attività sociale del circolo delle ACLI nell'anno precedente, nel 2011. Un altro po' svengo, perché numeri da fare paura, cioè un quarto del paese, un terzo del paese era passato di lì, e questi signori non c'erano né il wifi, né questo né quello. Cioè, il paese non è quello che noi ci pensiamo di raccontare qui, è una cosa un pochino più complessa, è ancora quello che scrive con la carta e la penna, e se non c'ha la carta e la penna diventa matto, è quello che non sa che vuol dire spending review. Questo non vuol dire non parlare della spending review, ma vuol dire forse magari spiegargli che è soltanto come gestire la spesa pubblica, e magari lo capisce anche lui. Ecco, avere a che fare come giornale con la community vuol dire fare i conti anche con questa cosa. Il paese non è soltanto la punta avanzata a cui dobbiamo dare ascolto, ma è quella parte molto più arretrata che comunque va accompagnata in questo processo, che è ancora un po' lungo, e ripeto, non è, a mio modo di vedere, il momento delle divisioni, è un momento in cui cercare di cogliere il meglio delle situazioni, qualitativamente avviare una narrazione di un paese che non è soltanto vergogna. Questa cosa i frutti li dà. Ultima questione su cui sono polemico, non vi dico cosa. Allora, il giornale che ho il piacere di dirigere in realtà è diretto da una persona che ha 30 anni, mi ha fatto sudare freddo per un anno perché ho fatto una fatica terribile a passargli tutte le consegne, ma non gliele ho passate io, gliele ha passate uno che ne aveva 35 di anni. La metà dei nostri redattori sono donne, di cui oltre la metà mamme. Finché il paese non la pianta, ed è a questo che bisogna andare a chiedere a Ezio Mauro, non reporter, ma quanti giornalisti sta assumendo giovani, quanti ne ha giovani, che forme gli dà? Perché altrimenti noi andiamo tutte le volte a far polemica su quello che ci tocca personalmente e non riusciamo a vedere che è possibile uno scenario diverso, ma va posto lo scenario diverso con concretezza e con azioni precise. Io mi prendo un grande merito, ho 53 anni, ma il giornale lo dirige uno che ha 30 anni. E la metà sono donne, e noi facciamo i praticantati e abbiamo assunto 10 giornalisti professionisti. Quindi si può fare. Ecco, ma fare comunità vuol dire partire da noi e poi andare avanti ad ascoltare e interagire. Grazie. Bene, abbiamo poi risposto a quel famoso tweet che girava su che cosa dovevano poi fare veramente per movimentare le community, perché Marco Giovannelli un po' l'ha detto, mi sembra, però no, io non ho seguito tutto il dibattito, quindi chiedo venia se l'avete fatto e avete risposto, perché uno degli intenti di questo piccolo convegno che abbiamo organizzato con grande sprezzo del pericolo è cercare di dare risposte concrete, non soltanto pontificare dei massimi sistemi che sono utilissimi, ma che comunque fanno già in tanti, no? Noi cerchiamo di dare anche risposte concrete, almeno vorremmo provare a farlo. Bene, se vuoi concludere, Lerio, siamo pronti per il prossimo panel. Sì, a parte che noi abbiamo iniziato con ritardo, però se ci sono domande, visto che si parla di interazione, lascerei. Allora. Direi che le domande non arrivano. Bene, allora concludo il panel. Mi sembra che, come dire, l'ultimo intervento
di Marco, in realtà qualche risposta l'abbia data, ma insomma è stato anche tutto un percorso, è stato anche, come dire, giusto che lui alla fine sia intervenuto per ultimo, perché, come dire, avevamo anche, come dire, fatto un percorso nel quale si partiva dall'idea che il lettore non fosse semplicemente qualcuno a cui vendere qualcosa, a cui, come dire, comunicare qualcosa che si fa a noi, ma di vederlo come una risorsa, e come una risorsa fondamentale per arrivare a un prodotto giornalistico che sia anche competitivo, cioè nel quale la comunità stessa possa riconoscersi, perché mi sembra che poi il tema sia questo, soprattutto quando si parla di cronaca locale, e anche la ragione per la quale, come dire, c'è in atto una crisi. Il racconto che il quotidiano, che il giornale fa di quella comunità, il lettore si riconosce sempre meno, e si riconosce sempre meno perché negli anni ha avuto un ruolo sempre più marginale. Ricoinvolgerlo nel processo produttivo, che sia la raccolta, che sia la verifica, mi spiace che sia finito il tempo, per esempio con Luca De Biasi, che ha una, come Fondazione Aref, presentato una piattaforma di verifica dei fatti, potrebbe essere interessante sentirlo, di fact checking, che è anche quello, e soprattutto anche quello, coinvolgere il lettore, no? nel chiedere, come dire, nel metterlo in pieno e, come dire, con totalità di cittadinanza all'interno di un processo produttivo nel quale era comunque escluso. E se lo escludi si riconoscerà meno la comunità, e se ne riconoscerà meno in quel racconto che fai della comunità, comprerà meno il giornale. Mi sembra che poi brutalmente, ma sia anche questo il discorso che faceva Marco, e che mi sembra che possa chiudere il discorso sul coinvolgimento da parte mia. E, quindi io a questo punto ringraziamo i nostri ospiti, dunque dichiariamo conclusa questo panel. Allora io ringraziamo Antonella Lussini, Antonella Beccaria, Carlo Sorrentino, Luca Conti, Marco Giovannelli, Luca De Biase, Massimo Mantellini. Ringraziamo voi dell'attenzione e vi informiamo che fra una decina di minuti partirà l'ultimo panel di questa sala per quest'oggi, che si chiama La rappresentazione delle identità individuali e collettive attraverso i motori di ricerca, il problema della persistenza e il diritto all'oblio, che è un problema che verrà affrontato sia in sede giornalistica che in sede giurisprudenziale, quindi ne parleranno anche degli avvocati, dei professori di diritto, delle persone, come dire, informate sui fatti, anche se non hanno ricevuto un avviso di garanzia. Grazie, ci sentiamo dopo.